questo è un pezzo che non poteva mancare. E se finora avete pensato che sono solo un bastardo, beh, non è così. Il cuore ce l'ho pure io. Sarò cattivo, questo è vero. L'EP contiene gocce di veleno. Mi hanno avvelenato e ho voluto dimostrare che su me puoi dire tutto tranne che non so amare. Quando la guardo vedo quello che voglio. Sembra che l'ho disegnata io su questo foglio. Ma non sono un bravo pittore. Cerco sempre di descrivere questo rapporto tramite parole. Ma non è facile, dovresti vederlo. È talmente bello che non si può venderlo. E se avessi un prezzo non lo metterei in vendita, perché con lei posso tranquillamente vivere di rendita. Fino un anno fa sembrava tutto impossibile. Questo 2015 sembrava inverosimile. Ma ora già mi vedo io e lei spinti al limite, cercando di oltrepassare quella linea che ci divide. Siamo già ad un passo oltre. Lei è la luce che nasconde le mie ombre. E per quanto faccia schifo questo periodo, ho sempre un motivo valido per apprezzarlo e viverlo. È pieno, appieno, sono sincero. Non ho mai visto oltre quell'arcobaleno. Sono sempre stato ad aspettare tutto questo, tanto che chiunque altro ora risulta senza senso. L'opinione degli altri la calpesto. Chi dice che siamo distanti, beh è vero. E c'è anche chi afferma che non potrebbe farcela. Questo è perché la distanza fa male, ma si deve comunque amarla. Perché ne sei costretto, piange ogni tanto, le fa uno squillo e si piange insieme. Ci si fa compagnia e si accetta ogni sbaglio, fino al giorno in cui vernici con lei ogni parete e fai quel bagaglio. Perché? Perché lei è quella che vorrei, e ora già la stringo ed è tutta per me. A nessuno mai la cederei, e ora è quello che voglio, e con lei mi sento un re. Perché lei è quella che vorrei, e ora già la stringo ed è tutta per me. A nessuno mai la cederei, e ora è quello che voglio, e con lei mi sento un re. Perché tengo molto più a te che a me stesso. Io ti amo. Ecco, te l'ho detto. Non l'ho scritto sui muri come gli altri. Non permetterò mai che qualcuno o qualcosa ti faccia del male. Io non ho mai provato queste cose per nessuno.